Del piano Vigilia del Palio, Sabrina Rosati, capitana della Volta del Borgo. Sabrina, buonasera innanzitutto, Ciao è sempre un Marco, piacere buonasera. incontrarti. 17 pali vinti dalla tua contrada, qualcuno porta il tuo nome, ricordiamo quanti? Tre portano il mio nome, Tre porti. 2018, 2019 e 2022. Ecco, diciamo un filotto perché ci siamo dovuti Sì, fermare. per il Covid, per cui sono tre in fila dei pali canonici dell'8 di settembre. Certo, allora Sabrina, andiamo un po' nel tuo ruolo. La scelta l'hai fatta ponderata e nottata, mi sono ben sentito, comunque sicuramente era già nei tuoi pensieri. Andrea Sanna, un esordio importante quest'anno a Siena, un esordio importante a Casteldelpiano. Da dove nasce questa scelta? Ma a dire la verità non era nei miei pensieri, è stata una scelta quasi dell'ultimo minuto, perché Andrea l'avevo visto a Siena, mi era piaciuto, e il cavallo che abbiamo avuto in sorte fino allo scorso anno lo montava Andrea in provincia, per cui lo conosceva bene e penso che questa sia anche una cosa importante. E poi perché no? A un certo punto dobbiamo dare anche un taglio, un cambiamento a quelle che sono le abitudini del palio. E ho voluto intraprendere una strada nuova con un ragazzo giovane che secondo me al palio può dare davvero tanto. Certo, due cognomi Ma i cognomi identici poi sono uguali, sono uguali, sì. questo non per parlare di Carlo, ma insomma con Sì, ecco, un rapporto, sì, sì. se ricordo bene, più che amichevole con lui. Allora, parliamo del soggetto che vi ha toccato. Ma Benito Baio è un cavallo che comunque ha una discreta potenza e a me piaceva, era uno di quelli che avrei voluto avere in sorte, per cui sono stata contenta. Poi le dinamiche di palio, quello che può venire fuori è un discorso completamente diverso, però il cavallo secondo me c'è. Cavallo c'è, la prova questa mattina è uscito assieme Molto alle altre bene, contrade e sì. mi è sembrato che al di là dei giochi di palio, che ovviamente i partiti Certo. devono fare, anche in base alle vostre indicazioni, i cavalli sono pronti, insomma, sono Ma cavalli, sì, no? decisamente sì. Ecco, come cavalcano su questa pista? Andiamo, lo chiedo a tutti. Allora, io devo dire che all'inizio avevo avuto delle perplessità perché come ogni cosa nuova va provata, perché questa terra poteva andare bene su un'altra pista e sulla nostra essere problematica. Ero sempre stata molto ottimista e sono veramente soddisfatta di questo lavoro. Secondo me l'amministrazione comunale ha fatto veramente un gran lavoro. Ecco, ricordiamo non solo la terra nuova, però c'è stata attenzione anche durante la pista intera, con nuovi Ma materassi decisamente più sì. adeguati rispetto al passato, questo possiamo Sicuramente sì, però dirlo. credo che la terra era una delle prime cose su cui l'amministrazione comunale doveva mettere mano e la scelta è stata veramente una scelta ottima. Sabrina, allora lo sto chiedendo a Sì. tutti, c'è stato un ragazzo questa sera, oltre che alle batterie, questa sera al Gran Piano Pioli, ha preso gli applausi da tutta Casteldelpiano, questo possiamo dirlo, Diego Minucci, un pensiero per lui. Vabbè, che devo dire, Diego, fra È l'altro, della è tua un contrada. contradaiolo del Borgo, è un grandissimo amico del mio nipote, per cui io l'ho sempre visto, è un ragazzo che io adoro e sono veramente contenta per lui. Sono sicura che farà anche lui veramente una lunga strada perché ha tutte le caratteristiche per diventare un grande fantino e un fantino vincente. Tra l'altro un fattino molto alto, un Sì, bel sì. fisico magrolino, però È magrolino, però è alto. No, ma è tignoso a stato Miatino, mi è molto sembrato. tignoso, esatto, molto determinato e questo è fondamentale. E ha già fatto vedere quanto vale e ha tanti anni per crescere, ma sicuramente crescerà tanto. E sono veramente per me è una grandissima soddisfazione per tutto il bene che gli voglio. Buon palio Sabrina, a te e alla tua contrada. Grazie mille, Marco, grazie a te.